Ciao a tutti e bentornati a Mondo in un Dito. Oggi vi faccio vedere le creazioni che saranno disponibili domani alle ore 19 sul mio negozio Big Cartel. Partiamo da loro due, che sono due volpine in pasta che secca all'aria, però, come vedete anche diciamo dal risultato finale, sono due paste diverse. Questa è fatta in pasta di Fimo, per la precisione Fimo Air Basic, mentre questa è stata fatta in porcellana fredda Nikron. La versione regular e vi dico regular perché la prossima settimana invece uscirà un video, vi faccio un piccolo spoiler, in cui vi parlo della Nikron Soft e poi invece qualche giorno dopo uscirà il tutorial per realizzare questa, però finita sarà ovviamente. Quindi questa è fatta in porcellana fredda e come vedete anche lo stile di colorazione di conseguenza è diverso. Come da migliore tradizione di Mondo in un Dito, voi sapete che io adoro i mini mondi e li avevo fatti anche per le mie bamboline e quindi ho portato avanti la tradizione e ho creato la base anche per queste volpine. Quindi questa è sempre fatta in porcellana fredda come la sua volpe. Fra l'altro, questo sarebbe il suo compagno, quindi mi dovete aiutare a dargli un nome se ne avete uno. Quindi c'è lei, anzi lui. E poi c'è questa. Allora, il solco più profondo è quello che va nelle zampe posteriori, così. Ovviamente io la tengo ferma perché ho deciso di non attaccarla e quindi altrimenti cadrebbe. Comunque, è fatto anche questo in Fimo Air Basic, colorato con acrilici e stessa cosa per lei. Guardate quanto è bucciosetta. Vi piace? Io la adoro. Peraltro vorrei fare degli altri animali, sempre in questo stile, quindi se ce n'è uno che vorreste vedere, fatemelo sapere. E quindi niente, ci sono loro due. Poi c'è questa, che peraltro ancora sui social non vi ho fatto vedere, qui devo finire di dipingere l'ultimo pezzo di cappello. Allora, lei è una scultura che, perché vedete, è abbastanza importante come dimensioni, che avevo fatto durante il corso con Simon Lee e, per mettere un po' in pratica tutte le cose che avevo imparato, ma applicarle al mio stile. Quindi questa strega sta volando su una scopa e qua ci sono le nuvole. Guardate quanto sono belle le nuvole, io le adoro. Questo è l'altro lato. Ta-da! E niente, ve la farò vedere sui social perché effettivamente ancora non l'ho presentata, ma vabbè, ci sarà anche lei. Questa è tutta fatta in porcellana fredda, mentre questo è un altro tipo di pasta che secca l'aria, ma al momento non ricordo la marca. Ta-da! Eccola qua. Mi piace molto perché è molto dinamica, che era poi il senso dell'esercizio, meglio quello in cui mi volevo esercitare di più. E poi comunque è stato molto carino perché ho utilizzato la porcellana fredda e prima avevo fatto solo questo, quindi è stato divertente vedere come potesse rendere la texture della pelle in questo caso, mentre il viso è fatto in Fimo Air Basic perché finora è la pasta che come texture mi piace di più. Partiamo dalla base che è fatta sempre con una qualità di pasta che secca all'aria e avrebbe questi affari che diciamo mostrano la magia. Adesso vedrò se fissarli oppure no, oppure se rimuoverli definitivamente perché durante il viaggio sicuramente si deformerebbero, quindi non so quanto senso potrebbe avere. Ma togliendo la base, lei comunque sta, vabbè, adesso qui il piano è un po' inclinato, ok, però vedete, sta in piedi da sola, per cui in realtà non ha neanche bisogno della base. Allora, questo è il viso. E sono stata davvero tanto felice di tutti i feedback che mi avete lasciato, mi avete detto che insomma queste nuove bambole vi piacciono tanto e vi comunicano tanto e la cosa mi ha reso davvero felice perché è come se avessi un po' trovato la mia dimensione. Anche se ci tenevo a precisare che io comunque continuerò a fare bamboline più piccole, ciondoli, eccetera, solo che in questo periodo mi piace molto sperimentare con tutti questi nuovi materiali e metterli assieme. Tornerò sicuramente, ma per adesso mi sto godendo questo nuovo percorso, diciamo. Vi faccio vedere il cappotto che vi è piaciuto tantissimo e prima o poi lancerò un Kickstarter per farcelo produrre da qualcuno. Come avete visto dal video su Instagram, è dipinto a mano.
e ovviamente è a tema autunnale, e vi vorrei fare notare, prendiamo una scarpa di Mulan, le tasche sono, cioè, contengono davvero, non sono finte. Sì, è comparso questo perché così insomma si sente un po' più a casa, diciamo. Bene, quindi insomma, poi ci sono gli stivali, tutti sbrilluccicosi, i capelli, ve li volevo fare vedere anche dietro. Dunque, diciamo che volevo trovare un mio stile anche per i capelli, quindi lasciarli in lana come sono sempre sinceramente mi scocciava, perché mi piacciono tanto quando lo fanno gli altri, però appunto, come vi ho detto, vorrei trovare la mia strada. Di conseguenza ho sperimentato questo stile, che è lo stesso della bambola, la prima bambola che ho fatto, la sirena con i capelli rossi, ma in realtà vi faccio vedere una cosa: ho cambiato anche lei, oddio, adesso mi piace ancora di più, devo essere sincera. E quindi, come vedete, insomma, sto cercando di personalizzare il più possibile tutto quello che faccio, in modo che le mie bambole siano riconoscibili, diciamo. E quindi questa è la sua, scusate, c'è un po' di differenza di luce, quindi ci viene casino. Questa è la sua acconciatura. Ecco, sono comunque capelli in lana, però sono fissi, diciamo. Quindi questo è il suo profilo, questo è il retro. Ovviamente ha anche il cappuccio. E qua vedrò se chiuderglielo definitivamente oppure se lasciarlo aperto così, più che altro per farlo stare un pochino più fermo. Questo è il suo vestitino. Ad alcuni di voi sono piaciute molto le ginocchia, le ho un po' schiarite rispetto all'inizio perché giustamente Tonia mi faceva notare che sembravano sbucciate, specialmente perché c'è giusto la crepa lì, però insomma vi sono piaciute, quindi ne sono molto felice. Questo è il viso, la luce del sole, eccolo qua. Queste sono le bambole e bamboline e bambolucce che troverete domani disponibili nell'app. Come vi ho detto, le bamboline torneranno, specialmente perché parteciperò a Miniature Italia, quindi sicuramente a Miniature Italia le troverete. È ancora disponibile nel caso foste interessati. Fra l'altro dovrò anche rifare le foto per far vedere la differenza, ma vabbè. E niente, quindi fatemi sapere qual è la vostra preferita, se vi piacciono, se non vi piacciono. Vi dico già da adesso, e uso questo video per fare un po' da spoiler, che cercherò di riattivare il mio canale YouTube. Ho già una programmazione ben definita con 2 video a settimana per i prossimi mesi. Ve ne parlerò magari di più in una live o magari in un post apposta sul nostro gruppo, e vi lascio il link se vi volete iscrivere qui sotto. La prossima settimana ci saranno già 2 video, per cui vi invito a stare connessi. Alla prossima, ciao ciao!